stai così, Giancarlo, severo con la valigia, guardi davanti, severo Sì, così. vedi un po'. E non guardare lei, non girare proprio lo sguardo. Non ti guardo No, ma io. nemmeno fai la faccia cattiva, fai una faccia tranquillo, uno me ne freghista. Uno, possiamo cominciare? Sì. Possiamo cominciare, se riesco a drizzare questo quadro. Da quando avevo 11 anni che faccio la serva. Non sono senza cravatta. Non è stata. Io la porterei anche a casa mia, ma non posso. Mio marito e mia suocera sono due persone troppo all'antica, molto conformisti. Allora, io sono nel personaggio Letizia, che sono la sorella della padrona di casa, diciamo. Vado a trovare la mia sorella e qui si svolge tutta la scena praticamente di questa ragazza che cerca il marito di mia sorella perché è l'amante e c'è tutta una storia di pianti, un po' di disperazione, ecco. E io cerco di rimediare portando questa ragazza che non ha soldi perché è scappata di casa con la valigia, portarla in un pensionato, in un convento insomma, per salvargli insomma, la situazione, perché abbia un tetto dove dormire e un pasto caldo per mangiare. E la mia sorella gli dà dei soldi per aiutarla. È stato complicato, è una commedia abbastanza complicata, seria, quindi bisognava calarsi in questa drammaticità perché c'è appunto questa donna che viene picchiata dal marito e scappa di casa. Insomma, per me è stato difficile, però ce l'abbiamo messa tutta, ecco. Ma io ho sentito che la portavano dalle suore e ho pensato, non ci starà, non è il tipo. In questa commedia io sono Tosca, una donna che da tutta la vita fa la serva, da quando aveva 11 anni. Ha una figlia e è molto orgogliosa di questa figlia che fa la parrucchiera a Roma. Però non è molto contenta dei suoi padroni perché la casa è molto isolata e lontana da Roma. E i padroni di casa sono molto poco comunicativi. È stato abbastanza complesso interpretare questo personaggio, sia per un discorso di memoria e di ripetitività delle lamentele di questa donna, sia perché ha una certa intensità in alcuni momenti, nonostante sembri un personaggio più leggero degli altri all'interno della commedia. È una storia triste, ma non vedo perché tu sia venuta a raccontarla a me. Io sono Flaminia, la padrona di casa, triste perché non ho un buon rapporto col matrimonio, perché mio marito mi ha sempre tradito e mi ha sempre raccontato delle sue storie, quindi io sono un po' rassegnata e vivo una vita ritirata in questa campagna sperduta tra gli alberi, e curo i fiori, suono il pianoforte, mi annoio e passo la vita così. Durante la mia vita io ho avuto tanti momenti difficili. Per ricordare qualcosa di bello della mia vita devo andare molto, molto, molto indietro nel tempo. Durante la rappresentazione varia molto il mio atteggiamento perché inizialmente sto un po' sulle mie rispetto all'arrivo di una ragazza, di una amante di mio marito. Poi quando capisco la sua situazione mi ci immedesimo e mi fa un po' pena. Quando arriva il marito, invece, sparo tutto. Lei dice troppo lontano. Potrei avere qualcosa da mangiare?
tu non vuoi che ritorni qui, ma anche io non voglio che venga qua. Ripeteva sempre, e dove vado? Beh, io sono Giancarlo Orlandini e in questa rappresentazione faccio interpreto l'avvocato Rinaldi, sempre a giro per il mondo, sempre cordiale e gentile con l'altro sesso, rispettoso soprattutto dell'altro sesso, e niente, torno in questa commedia, io ritorno da Londra e vivo la famiglia in un modo che vedrete voi come sarà. Ma è perché la mia indole è un po' diversa da quella che devo interpretare di questo avvocato, per cui ho dovuto un attimo anche modificare e stare attento a come mi esprimo, perché io sarei uno un po' impetuoso nel parlare, nel dire, e qui invece mi devo moderare e fare l'avvocato. Allora, aspetta, la prima cosa, se ho ben capito, è un timido, e timidi quando perdono il controllo fanno paura. Dove andò? Io non ho nessuno e non ho nemmeno una lira. Il mio personaggio è Barbara, che coinvolge tutta la famiglia con la sua storia triste, e tutti pensano di risolvere il suo problema, o quasi tutti. Come se stessi facendo... Cioè, Valeria. No, te stai chiacchierando la tua moglie. Sapete, in casa. Ho capito, sì, sì. Stasera rappresentiamo una commedia di Natalia Ginzburg. Già un po' di tempo che volevo fare qualcosa di lei, perché ho letto un sacco di cose sue, e poi è una donna che mi piace moltissimo e ha avuto una storia intensa nella sua vita, e anche i suoi scritti sono così, un po' come la sua vita, sono intensi nei sentimenti, intensi negli atteggiamenti, nei modi, nella vita di ognuno. Niente, è una commedia difficile, e ci siamo, questa volta siamo andati un po' sul serio, sul drammatico, qualcosa di veramente impegnato. Abbiamo trovato delle musiche adatte a questa atmosfera un po' seria, un po' pensierosa di ognuno di questi personaggi. E niente, sono contenta perché a me piace, e avevo proprio intenzione di fare qualcosa di veramente un po' diverso dal solito. Poi la nostra compagnia è numerosa, quindi abbiamo avuto la possibilità quest'anno, dopo il Covid, di fare tre commedie, e abbiamo un po' suddiviso, abbiamo fatto una commedia musicale dove c'erano un po' tutti, poi un'altra commedia dedicata alle donne in occasione della festa della donna, e poi questa con 5 personaggi, e quindi abbiamo un pochino lavorato abbastanza quest'anno, e abbiamo fatto cose diverse uno dall'altro, ci siamo un po' cimentati in qualcosa di diverso, proprio per metterci sempre alla prova, ed è giusto anche così. Mangi e te ne vai, non posso prendermi sulle spalle. Anche te però non ti gira troppo, qui dietro non ti vede nessuno. Ma ti fermi lì senza arrivare fino a lei, ti fermi a metà, in maniera poi che quando vieni sì. Lì vai, ti tengo.